Zona Sport, a cura di Roberto Dalla Bella. 5 medaglie mondiali, 16 europee più altre 21 nelle competizioni giovanili. Queste le vittorie che hanno fatto di Tania Cagnotto la più forte tuffatrice italiana di sempre. Risultati che l'hanno portata a diventare una delle atlete più forti del mondo, dietro soltanto alle inarrivabili cinesi. Nel 2009, ad esempio, è stata la prima tuffatrice in assoluto a vincere 3 ori nella stessa edizione degli europei. Un'impresa che prima era riuscita soltanto a Dimitri Sautin, una leggenda di questo sport. Per questa nuova puntata di Zona Sport ritorniamo quindi virtualmente in piscina per conoscere meglio una delle atlete di punta dello sport italiano che ho il piacere di avere in collegamento. Ciao Tania e benvenuta a Zona Sport. Ciao a tutti. Hai iniziato con i tuffi molto giovane. È merito dei tuoi genitori che anche loro erano tuffatori o comunque hai sempre avuto una passione per l'acqua e la piscina? No, loro anzi hanno cercato di farmi fare altro. Mi hanno fatto fare balletto, tennis, così, però io mi divertivo più in piscina, quindi sono finita lì. Nel tuo sport è difficile emergere a livello internazionale perché a vincere sono soprattutto i cinesi. Cos'è che li rende così tanto più forti degli altri? Ma in Cina innanzitutto è sport nazionale e hanno tutta un'altra mentalità, un'altra cultura. Iniziano a far tuffi quando hanno 4 anni e si allenano già 8 ore a quell'età lì, non vanno a scuola e tutto, quindi è una realtà un po' diversa. Una delle tappe fondamentali della tua carriera è stato nel 2005, quando nel mondiale in Canada sei diventata la prima italiana a vincere una medaglia mondiale. Avevi solo 20 anni, ti aspettavi di raggiungere un risultato di quel tipo così giovane? No, in quella volta non me l'aspettavo proprio, anche perché avevo puntato di più della piattaforma. Quella gara è andata malissimo, poi il giorno dopo, dai 3 metri, ero arrivata terza, ma molto inaspettata. A proposito della piattaforma, tu sei stata un'ottima piattaformista. Poi a un certo punto della tua carriera hai preferito concentrarti sul trampolino, come mai? Ma dovevo fare una scelta perché portare avanti 2 discipline era troppo difficile e impegnativo, quindi ho dovuto fare una scelta. Dal programma dei 3 metri ce l'avevo già consolidato e avevo già i tuffi difficili, quindi mi mancava di meno per arrivare, diciamo, ad avvicinarmi ai cinesi, quindi ho preferito fare quella scelta lì. Tania, un altro anno molto importante per te è stato il 2009, che è stato probabilmente il tuo anno migliore con 5 medaglie tra gli europei di Torino e i mondiali di Roma. Cosa si prova a gareggiare davanti al proprio pubblico in una manifestazione così importante? È stata, diciamo, la gara più bella sicuramente, perché il ricordo dei mondiali di Roma rimane appunto uno dei più bei ricordi, però anche la gara fosse quasi più sofferta perché non eravamo abituati a saltare davanti a un pubblico del genere. Faceva molto effetto, poi era la prima gara in cui facevamo anche il sincro, quindi tante novità e tante pressioni. L'unico rammarico della tua carriera è forse il fatto di non essere riuscita a salire sul podio olimpico. A Londra ci sei andata vicinissima, ma è andata male. A distanza di diversi mesi hai superato quel momento o è ancora una ferita aperta? Penso che il ricordo purtroppo rimarrà sempre, non sarà mai un ricordo felice. Però c'è solo il tempo quello a far passare, diciamo, il rammarico, e adesso è quasi passata, ma come ho detto il ricordo c'è e ci sarà sempre. Tra l'altro Tania, vedendo la gara ho apprezzato moltissimo il modo in cui tu hai reagito, perché tutto sommato hai detto nelle dichiarazioni subito a caldo che perdere o vincere fa parte dello sport, insomma, mentre invece tanti altri atleti tendono a fare polemiche in una situazione del genere. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che tu hai perso la medaglia per soli 20 centesimi di punto, che nei tuffi è davvero pochissimo. Tu tutto sommato non hai fatto polemica nei confronti dei giudici e anzi hai lanciato secondo me un messaggio molto positivo, sei stato un buon esempio per i giovani di qualsiasi sport. Insomma. Sì, per 20 centesimi è difficile dare la colpa. Nell'individuale credo sia stata proprio fortuna, perché 20 centesimi appunto non puoi dare la colpa a nessuno. Mentre nel sincro sono stati 2 punti e è uscita un po' di polemica, perché obiettivamente avevano pagato molto di più le canadesi anziché noi. Quindi dai 3 metri individuali non posso dire niente, ma nel sincro tuttora dico che un po' ce l'hanno rubata. Prima di partire per Londra dicevi che quella sarebbe stata l'ultima Olimpiade. Dopo aver sfiorato il bronzo in quel modo, hai cambiato idea o sei ancora convinta?
non mi sarei mai aspettata che andasse proprio in quel modo, quindi le cose sono un po' cambiate. Diciamo che comunque non avrei smesso subito dopo Londra, anche se la medaglia fosse arrivata. 2 anni li continuavo comunque, adesso forse un po' di voglia in più di arrivare a Rio mi è venuta, quindi vedo anno per anno come sto e se ne varrà la pena o no. Prima di Rio però la prossima estate ci sono i mondiali di Barcellona. Cosa ti aspetti da questa edizione? Non mi aspetto molto, non mi faccio progetti per quest'anno, diciamo non ho aspettative, anche perché mi sto allenando di meno, sto facendo altre cose. I mondiali come vanno vanno, non voglio pormi nessun obiettivo. Andando per un attimo al di là delle tue vittorie, dei tuoi risultati sportivi, i tuffi sono soprattutto uno sport individuale. C'è la possibilità di frequentarsi anche al di fuori delle gare o non ti è mai capitato, insomma, di stringere un'amicizia con qualche atleta che come te gareggia nei tuffi? No, no, nei tuffi siamo in pochi, quindi è un mondo piccolino e devo dire che con le mie concorrenti mi sono sempre andata d'accordo, anche abbiamo un bellissimo rapporto con le altre atlete delle altre nazionalità. Tania, nella tua carriera hai vissuto alcuni periodi all'estero, negli Stati Uniti e in Australia. Puoi fare un bilancio di queste esperienze? Sono state tutte e due belle esperienze. In America ero un po' più piccolina, quindi è stata la mia prima esperienza da sola, ma lo rifarei perché ho anche frequentato l'università e ho imparato l'inglese a cavarmela da sola. Mentre in Australia poi sono andata nel 2011 proprio solo per allenarmi e anche quella è stata una bellissima esperienza. Le medaglie ti hanno fatta diventare famosa. Qual è il tuo rapporto con i fan? E il fatto che ti riconoscano per strada, ti chiedano una foto, un autografo, ti dà fastidio o per te è un piacere? No, fastidio no, fa piacere. Tra l'altro so che hai anche un gruppo di affezionati su Facebook che ti seguono anche nelle gare più importanti, so che ti hanno seguito anche alle Olimpiadi di Londra, giusto? Esatto, sì, loro sono molto carini, vengono quasi a tutte le gare, fanno il tifo, molto bello averli vicino. Passando per un attimo al di là dell'aspetto agonistico della tua carriera, in questo periodo ti vediamo anche in TV nel programma della Rai Altrimenti ci arrabbiamo, in cui competi ballando la breakdance. Cosa ti ha convinta a partecipare e come stai vivendo questa esperienza? È un'esperienza nuova, divertente, diciamo che è cascata nell'anno giusto, l'anno post-olimpico, sembrava il momento giusto da fare una cosa del genere. Ti piacerebbe fare altre esperienze nel mondo dello spettacolo, magari quando avrai finito la tua carriera? Ma ancora non so sinceramente se vorrò rimanere in quell'ambito oppure no, però potrebbe essere un'idea, dipende da quello che mi propongono. Un'ultima domanda, Tania, che è più che altro una battuta, è più facile fare un triple mezzo carpiato o imparare a ballare la breakdance? Un triple mezzo carpiato. Non avevo dubbi. Grazie Tania per essere stata con noi e in bocca al lupo per i tuoi prossimi impegni dentro e fuori la piscina. Va bene, grazie. Ciao. Zona Sport torna la settimana prossima con una nuova puntata. Grazie per averci seguito, un saluto da Roberto Dallabella.